Ciao ragazzi, tutto bene? No, tranquilli, non sto facendo, cercando di farmi passare per Peugeot, non ci proverei. Stavo guardando uno dei suoi filmati bellissimi, ambientati in un posto meraviglioso e vi invito ovviamente ad andare a guardare il suo canale. E ho avuto un problema col mouse. Praticamente, come si può vedere, il puntatore si sposta. Trascinandolo sul tavolo, ovviamente, però quando utilizzo la rotellina non mi fa lo scroll del video, o meglio dello schermo del PC. Ecco, la rotellina, eccola qua. È un mouse moderno, quindi di quelli con la lucetta sotto. Niente, prima di buttarlo via, cioè di cambiarlo. Anche se, vabbè, se ne trovano che non costano una cifra esagerata, lo apro e guardo se riesco a farci qualcosa dentro. Approfitto dell'occasione, oggi è il 1° di aprile, non so se riuscirò a postare questo video per tempo, perché la mia connessione è un po' quella che è, per far vedere una cosa simpatica che ha fatto Google. Guardiamo qua. Sulla barra qua in fondo è comparsa una nuova icona. Guardiamo in Snoopa Vision. E ci veniamo informati che praticamente la modalità Snoopa Vision sarà applicata a questo filmato il giorno 16/1/2156. Praticamente, vabbè, niente. Adesso lasciamo da parte questa parentesi scherzosa e niente, appunto procedo con l'apertura del mouse. Prima volevo salutare Marco del canale Escursioni Estive che mi ha salutato molte volte nei suoi filmati, lo ringrazio e vi invito a guardare le sue produzioni. Per procedere con l'apertura utilizzerò, vabbè, coltellino, ma non userò le lame, userò. E a questo punto ci sarebbe da salutare anche Robito Hans, perché lui con i coltellini svizzeri ci fa di tutto. Userò soltanto la pinzettina che praticamente c'è in dotazione. Un cacciavite di tipo Philips o a stella che dir si voglia, sottile, perché praticamente dovrà entrare qui sotto nell'alloggiamento dove c'è una vite. Ci risentiamo fra poco, mi organizzo un attimo. A presto. Eccoci. Allora, vediamo un po'. Per aprirlo, solitamente nella parte inferiore c'è una vite, o una o due, a volte è nascosta sotto un'etichetta come questa qua, quindi bisogna bucare l'etichetta o toglierla. In questo caso qua non c'è, è abbastanza ben visibile qui il buco dove risiede la vite, quindi andiamo a svitarla. Ecco, giustamente volata via, vabbè, dopo la vado a cercare. Allora, qua dobbiamo aprire. C'è un fermo qua sul davanti dove è infilato. Poi ogni modello penso che abbia le sue caratteristiche. Comunque facciamo pian piano. Per non rompere, ok. Ecco. All'interno, vabbè, possiamo vedere le schede, il lettore della luce che permette il movimento e la rotellina. Questi invece sono i microinterruttori che corrispondono praticamente alla pressione dei tasti sinistro e destro. E quell'altro qua sul fianco
è quello che risponde, sarebbe il terzo, praticamente il terzo tasto. Una volta c'erano i mouse che avevano tre tasti quando non c'era la rotellina nel mezzo. Allora, adesso però devo ancora interrompermi un secondo perché qua devo guardare un attimo e se riesco a mettere la luce in modo che si veda un po' meglio. Arrivo subito, un attimo solo. Spero che così si veda un po'. Allora, se vediamo questa, se si riesce a vedere e se tolgo il dito, solo che qua è un po' un casino. Ecco, questa rotellina qua è fatta un po' tipo una ruota panoramica delle giostre, no? C'ha molti raggi. Se adesso ho fatto un esempio del cavolo, vabbè, comunque diciamo come la ruota di una bicicletta, ci sono molti raggi. E ruotando questa rotellina passa davanti a un come lo posso chiamare? Un sensore ottico che rileva la luce, quindi girando la rotellina su questo sensore ottico si fanno una serie di luci e ombre, quindi quando passa davanti il raggio ovviamente avrà l'ombra, quando rimane davanti a uno spazio fra due raggi la luce, quindi lui è in grado di capire se la rotellina gira in un senso o in quell'altro. E questo movimento è trasmesso poi al puntatore sullo schermo del PC. Allora adesso vado a smontare questa cosa qua. Anche qui un secondo solo che devo praticamente c'è da togliere questa come dire questa mollettina qui facendo attenzione che non se ne parta in giro anche lei. Prendo un attimo quindi la pinzettina che viene gentilmente fornita assieme ai coltellini svizzeri. Quindi questa qua molto utile e provvedo. Allora, un attimo solo che arrivo. Eccoci, praticamente ho levato la mollettina, ma non era in effetti non era fissata in modo particolare, solo appoggiata lì. Ecco, ricordiamoci qua, prima di toglierla di guardare in che modo è messa, al limite facciamo una fotografia col cellulare prima di toglierla in modo che quando la rimontiamo la rimettiamo esattamente nello stesso modo. In questo modello qua per levare la rotellina basta sfilare qua, eccola. Qui c'è un'altra piccola molla che si può vedere qua, che serve appunto a non far girare liberamente la rotellina. Il sensore di cui parlavo prima, vediamolo un po', è quell'aggeggio lì, quello, non so se si riesce a vederlo chiaramente qua perché la macchina avrà un po' di difficoltà a mettere a fuoco essendo il colore abbastanza compatto. Comunque qua in questa sede c'è questo piccolo sensore, lo si vede come un puntino che esce e va, ecco, eccolo lì. Allora va, si vede qua, a guardare in questa finestrella, e questa finestrella è piena di lanugine, guardate cosa c'è dentro. Cioè, praticamente facendo girare la rotellina, la polvere, lo sporco si sono accumulati nella finestrellina del sensore e a questo punto il sensore non è più in grado di vedere quando gli passano davanti i raggi della rotellina la luce che proviene da questa parte. Qui forse si vede magari un po' meglio come è fatta. Ecco, quindi da questa parte entra la luce, dall'altra parte c'è il sensore,
solo che se il sensore è otturato dalla lanugine, buonanotte ai suonatori. Ok, quindi fatta la pulizia, a questo punto bisogna rimontare tutto come stava prima. Vado a cercare la vitina che era volata via e fortunatamente l'avevo vista, quindi eccola qua. Bisogna rimettere a posto questa mollettina qui come stava messa, che è quella che fa fare alla rotellina la funzione di tasto. Di terzo tasto, chiamiamolo così. Adesso vediamo un po' come riesco a reinserirlo. Mettiamo dentro qua. Però mi sa che sembra che funziona. Direi che è anche entrata al posto giusto. Quindi bisogna rimettere il coperchio. Ecco, adesso qui magari fa un po' di difficoltà a reinfilare esattamente i fermi sul davanti. Bisogna fare un po' di attenzione per non romperli. Ecco, si è infilato, quindi rimettiamo a posto la vitina. Sembra che va. Adesso lo riattacco e facciamo subito la prova. Ne approfitto per cominciare a guardare uno dei filmati dell'amico Marco, che appunto, come dicevo prima, sta facendo una serie di bei filmati e invito ad andarli a vedere. Il suo canale si chiama Escursioni Estive. Allora, vediamo un po', ecco, come si vede la rotellina è tornata a funzionare, quindi esegue lo scroll dello schermo. Direi che sono a posto e niente, se c'è qualche domanda prego di farla e saluto tutti, saluto gli amici del gruppo dei YouTubers di buona volontà e ci sentiamo al prossimo video. Tra l'altro c'ho sta voce del cavolo perché c'ho un raffreddore che mi sta ammazzando, vabbè. Vi saluto, grazie, ciao.